Ecco, allora Don Franco, con l'ausilio ovviamente dei Vigili del Fuoco, ci ha condotto nella sua chiesa, o in quella che era la sua chiesa, che sta alle nostre spalle, e a fianco alla chiesa c'era la sua casa, e tutto attorno qua, come vedete, è una città morta, diciamo, perché non passa nessuno se non qualche Vigile del Fuoco per mettere in sicurezza ulteriormente queste strutture cadute. Allora, Don Franco, io non so che devo dirti, ovviamente sono toccato da queste immagini, dici tu quello che ti senti di dire. Ciò che mi sento di dire è che è un cuore gonfio di dolore, è un cuore gonfio di sofferenza nel vedere la chiesa di cui sono stato parroco per 7 anni ridotta in queste condizioni. Mi corre l'obbligo di ringraziare il professor Russo, docente ordinario di ingegneria all'Università di Venezia, con il suo staff, che ha fatto il progetto della messa in sicurezza della chiesa e poi i vigili del fuoco della regione Calabria che hanno messo in sicurezza la chiesa. Sono rientrato dentro la chiesa e posso già farvi la descrizione. All'inizio del sisma c'è stata la distruzione del campanile al lato della chiesa, una pregevole torre campanaria ottagonale, unica nel suo genere architettonico all'Aquila. E poi era crollata solo la parte della facciata destra. A mano con le successive scosse è venuta giù ancora più parte della facciata laterale destra. La messa in sicurezza ha salvato il rosone e l'intera facciata che si è staccata dal corpo della chiesa di ben 20 centimetri e quindi per evitare il crollo totale della facciata è stata messa in sicurezza, è stata imbragata la facciata con quei tiranti gialli molto elastici. E se ci spostiamo dal lato destro della chiesa, notiamo la distruzione quasi totale della torre campanaria. Le campane sono implose all'interno del campanile e tutte le parti della cella campanaria hanno rovinato sul tetto della chiesa. Tengo a precisare che c'erano in atto i lavori di restauro del tetto, la copertura, e purtroppo il campanile ha distrutto tutta la parte del tetto che era già stata restaurata con una spesa di 150.000 euro. L'altra parte, il corpo della chiesa, la copertura, l'aula sacra, aveva già avuto un finanziamento di altri 150.000 euro. Credo che, avendo già questi soldi, può essere la chiesa restaurata in più breve tempo, perché il cantiere è già in loco, installato e qui i soldi già ci sono del precedente lavoro e quindi è una delle chiese che è nella condizione di iniziare immediatamente i lavori di restauro. Poi ne parleremo bene con il consigliere Algirò, però Don Franco, oltre che la chiesa, proprio qua vediamo queste case così mal ridotte che sono dei tuoi parrocchiani, che pure dovremmo aiutare, insomma. Allora, da questa zona noi abbiamo avuto due morti, fratello e sorella della famiglia Testa. Mentre di fronte alla chiesa, in questo palazzo, abbiamo aiutato e salvato una nostra studentessa universitaria, dico così perché frequentava nella nostra parrocchia, Clementina, che si è dovuta arrampicare sulle travi del tetto per poi giungere all'interno del cortile. Lì siamo andati con altre persone per prenderla e portarla in salvo. Vicino, il campanile, purtroppo hanno perso la vita un'intera famiglia, lui 46 anni, lei 42 e la figlioletta di 10 anni e mezzo. Altre persone sono morte, ma in altre zone
del territorio parrocchiale. Come vedete, questo quartiere di San Pietro di L'Aquila è il quartiere più danneggiato di tutto il centro storico. E io ho chiesto il perché ai geologi che sono venuti qua a fare il sopralluogo e mi hanno detto che la parte della città costruita sull'argilla. Difatti il corso che è costruito sulla roccia ha retto di più all'impatto terremoto. Quindi la distruzione quasi totale del centro storico si ha in questo quartiere di San Pietro. Quindi unitamente alla chiesa, anche le abitazioni sono pressoché distrutte o internamente non più recuperabili.